Adesso abbiamo pronti i dati del contagio di oggi, li vediamo insieme. Abbiamo la grafica, i dati sono, i nuovi casi oggi sono 25.271, i tamponi sono di meno, sapete che nel fine settimana si effettuano un minor numero di tamponi, 147.000, il numero dei morti fa sempre male, sempre molto alto, sono 356 e aumentano le terapie intensive. La percentuale tra nuovi contagi e il numero di tamponi effettuati è del 17,1%, quindi una percentuale molto alta, sebbene il numero di tamponi sia sceso e apparentemente il numero dei contagi ci fa pensare a un abbassamento, diciamo, della curva e della diffusione del virus, in realtà non è così, perché il 17,1% è il dato di oggi. Come sapete, per oggi è una giornata ancora decisiva, perché per molte regioni sta per cambiare scenario. Cosa significa? Che nel vertice presieduto dal Ministro della Salute Speranza, col Comitato Tecnico Scientifico, si stanno vagliando i dati che riguardano alcune regioni a rischio, che potrebbero passare da gialle a arancioni o addirittura diventare zone rosse. Questo perché il contagio diventa sempre più emergenziale. Ci aggiorna in diretta Mario De Pizzo del TG1 da Palazzo Chigi. Vengo subito da te, Mario. Quali sono le ultime notizie? Alberto, è ancora in corso la riunione della cabina di regia che, come dicevi, sta analizzando i dati che affluiscono dalle regioni. Ebbene, c'è un meccanismo automatico che poi determina la fascia di appartenenza delle regioni ed è verosimile, come ha già detto Walter Ricciardi del Comitato Tecnico Scientifico, che alcune regioni possano passare da zona gialla a zona arancione ed altre da zona arancione addirittura a zona rossa, perché c'è un evidente aumento dei contagi, ma non è solo questo l'unico indicatore di cui tener conto. Bisogna considerare anche il numero delle terapie intensive occupate, la qualità della diagnosi dei casi di Covid in ogni singolo territorio. Al termine di questa riunione si riunirà appunto il Comitato Tecnico Scientifico e poi vedremo se il Ministro della Salute emanerà un'ordinanza per mutare la fascia di appartenenza di alcune regioni, Alberto. Ecco Mario, diciamo che ci sono delle regioni che già in questo momento vengono in qualche maniera osservate, in modo attenzionate in modo particolare, oltre alla Campania, tra poco andremo lì, correggimi Mario, la Toscana, Liguria, l'Umbria e l'Abruzzo, mentre l'Alto Adige si è messo in auto-lockdown, giusto? Sì, in auto-lockdown, e poi potrebbero essere addirittura inasprite le restrizioni in Alto Adige. Si parla di sei regioni, però chiaramente sono quelle di cui parlavi tu, ma in assenza ancora di una decisione restiamo, insomma, su questo numero di ipotesi, Alberto. Allora Mario, facciamo così, se sei d'accordo e abbiamo notizia nel corso di questa diretta mi richiedi la linea per dare comunicazione eventualmente di questa geografia dei colori dell'Italia che muta e purtroppo muta diciamo in negativo, perché come ci ha detto Mario Di Pizzo la situazione di alcune regioni e i parametri che vengono vagliati, non soltanto il contagio. Quanti sono i parametri, Mario? 21, giusto? I 21 gli indicatori? 21 indicatori, le ospedalizzazioni, il numero di terapie intensive occupate, la possibilità, insomma, che il sistema sanitario regionale possa far fronte all'epidemia. C'è stato anche l'appello dell'Ordine dei Medici, esatto, che fa una semplice previsione in alcuni territori, insomma, si va verso l'occupazione totale dei posti negli ospedali, Alberto. Grazie Mario De Pizzo, lo diceva l'inviato del TG1. L'Ordine dei Medici ha chiesto il lockdown perché la situazione è a livello di non ritorno. Guardate con Donatella Cupertino. Lockdown totale in tutto il paese. A chiederlo, alla luce dei dati, soprattutto quelli sui ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive, è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Neri. La situazione fra un mese sarà drammatica e quindi bisogna ricorrere subito ad una chiusura totale. O si blocca il virus o sarà lui a bloccare l'Italia, perché i segnali parlano chiaro. Ospedali al collasso da nord a sud. Anna Maria Brambilla, primaria dell'ospedale Sacco di Milano, non usa mezzi termini. Il virus è il male. In troppi ancora non lo capiscono. Siamo inondati. La situazione è grave. Temo che le misure di contenimento che sono state appena varate non basteranno.
Della stessa idea anche l'infettivologo Massimo Galli, che rilancia l'appello dell'Ordine dei Medici per un nuovo lockdown totale in Italia. La situazione è ampiamente fuori controllo. Le misure adottate vanno applicate, dice, con estrema attenzione ed efficacia per riuscire ad invertire la tendenza e non trovarsi in una situazione ancora più complessa. Ed anche il vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri sull'emergenza Covid spara a zero. Con rabbia e sofferenza dice che sono i numeri a stabilire se una zona deve essere rossa o arancione. Non si tratta di un colore politico, si tratta di sicurezza nazionale. Siamo in guerra. L'intento di tutti ora è quello di lottare per salvare l'Italia. Questo è il momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Osservata speciale in queste ore è la Campania, sono pronti i collegamenti, tra poco andremo anche in Calabria e in Piemonte, oltre che a Milano. La Campania, regione bifronte, le persone ieri affollavano il lungomare di Napoli, ma gli ospedali sono in una condizione che fa davvero, davvero molto preoccupare, c'è molto allarme. Antonella Del Prino è con noi da San Gregorio Armeno, raccontaci Antonella innanzitutto qual è la situazione in questo momento in tutta la regione. Allora, intanto inizierei con i dati di oggi, che sono 3.120 a fronte di 15.793 tamponi, vale a dire 1.500 positivi in meno di ieri, ma anche 10.000 tamponi in meno di ieri. Qui è inutile nasconderlo, c'è l'attesa di sapere se questo giallo affibbiato alla Campania resterà tale, diventerà arancione o addirittura rosso. Ovviamente da Palazzo Santa Lucia De Luca ha già preparato la sua artiglieria, ha mandato un po' di comunicati, soprattutto i primi indicatori sotto accusa sono i numeri che sono stati forniti dalla Regione. E quindi questi numeri che parlano di 590 posti letto in terapia intensiva, di 3.160 posti letto nelle corsie di ospedale, dedicati solo al Covid. E invece allora, però noi sappiamo, la situazione noi sappiamo che stiamo per documentare è un'altra. Infatti vorrei farvi vedere subito questo documento che la nostra inviata ha realizzato in questo fine settimana. Lei ha monitorato la situazione degli ospedali, in particolare del Cotugno di Napoli, e guardate cosa accade: le persone vengono accolte e soccorse nel parcheggio dove gli infermieri portano l'ossigeno perché la gente è in emergenza. Guardate. Napoli, ospedale Cotugno. Il piazzale è diventato l'estensione del pronto soccorso, anzi la sua trincea. Si sta in fila per l'aria. Ormai da giorni, 24 ore su 24, ci sono lunghe file d'attesa. Seduti in macchina o sdraiati in ambulanza, con i sintomi del virus, i malati aspettano un aiuto per respirare. I parenti che li accompagnano condividono la stessa pena. Medici e infermieri prestano le prime cure, i dati, i sintomi, il saturimetro, poi arriva l'aria. Attaccano la bombola di ossigeno a un filo, il filo al respiratore e il respiratore alla bocca. Mentre la cisterna fa avanti e indietro, dal deposito all'ospedale e ritorno, per compensare tutta la fame d'aria che c'è. Questa è la situazione, adesso guardate e sentite il racconto di medici e infermieri e dei parenti dei malati che sono lì, in quella condizione che abbiamo appena raccontato. Ancora la nostra inviata. Abbiamo chiamato ieri alle 5:30 del mattino alla tobulanza e tutta la giornata di ieri non si è presentata. Ci hanno chiamato stanotte alle 4:30 del mattino dicendo che stavano venendo. Però non sappiamo dove lo portavano. A questo punto abbiamo deciso di portarlo noi qui e capire cosa si poteva fare. A che ora siete arrivati stamattina? Alle 7:30 del mattino. Subito hanno visto la saturazione e dopo pochi minuti, 5 minuti, è stata portata la bombola dell'ossigeno. Sto da ieri alle 22:30. Cioè lei è in fila da ieri sera? Sì, purtroppo sì.
Come avete passato la notte? Io fuori dalla macchina, mio padre all'interno dormiva, per cercare di stare il meno tempo possibile a contatto con lui. Aveva bisogno dell'ossigeno. L'ultima farmacia che ho visitato mi ha detto: ti consiglio vivamente di andare in ospedale, perché non troverai da nessuna parte l'ossigeno. Beh, ma questo è l'impatto, è troppe persone che arrivano, non riusciamo a smaltire quello, è fatto. C'è molta affluenza, i pazienti arrivano tutti con i polmoniti, purtroppo sono tutti da ricoverare, non riesce a dimettere, quello è fatto. Non è che si riesce a dimettere, non puoi mandarli a casa. E questo è il fronte dell'emergenza reale, concreta, palpabile. Poi ci sono queste immagini che riguardano il fine settimana appena trascorso, sempre a Napoli. Guardate, le persone sono sul lungomare, ecco, questa è la situazione di ieri. Affollano, chiaramente una bella giornata, si godono una passeggiata, quasi come, ecco, guardate, centinaia di migliaia di persone sono lì, migliaia di persone che affollano il lungomare, quasi come se quello che noi stiamo raccontando fosse da un'altra parte, non nella stessa città. Una città che vive l'emergenza del pronto soccorso e poi però le persone, come se nulla fosse, sono e affollano le strade. Ma invece non c'è nessuno lì a San Gregorio Armeno, dove c'è Antonella Del Prino, perché accanto all'emergenza sanitaria poi c'è anche l'altra emergenza. Antonella, raccontaci, guardate, fa molta impressione vedere un posto che noi amiamo così, il Natale si avvicina, non c'è nessuno, da te. Sì. È un pianto questa via, che è il luogo ideale per passeggiare prima dei giorni di Natale. Mancano 46 giorni al Natale. Mi dicevano che qui si andava avanti portati dalla folla, senza muovere i passi. E invece è proprio un deserto. Questa qui è una via che anticipa con un po' l'attualità, vedete. Ci sono i medici in prima linea che quest'anno sono i protagonisti del presepe, c'è De Luca con lanciafiamme, però c'è qui anche Serena, che è Serena D'Alessandro, che è la portavoce e la vicepresidente anche di queste 38 botteghe storiche. Siete tutti artigiani, tu stessa sei un artigiano, fai i cornetti, porta fortuna, ma quest'anno di fortuna... non ce n'è qua. No, Alessandra. Quest'anno è un anno veramente difficile sotto tutti i punti di vista. Noi come commercianti artigiani possiamo sicuramente testimoniare che l'emergenza, oltre ad essere in primis sanitaria, è anche economica. Beh. Ed è grave anche sotto questo punto di vista, arrivati a questo punto. I commercianti e gli artigiani, infatti, in particolar modo quelli con le attività che sono situate nei centri storici delle città d'arte, sono in seria difficoltà, perché è chiaro che noi lavoriamo di turismo e il turismo è completamente fermo. Puoi fare un giro, Pietro, così fai vedere che questa via non è solo dietro di me. Guarda, purtroppo di San Gregorio, guardate. Però ti vorrei far vedere una cosa, ti vorrei far vedere una cosa che è molto significativa, Alberto, vedi? La mascherina... Marco, che è una delle botteghe storiche, più storiche di San Gregorio Armeno, le ha messe ai Magi, alla Madonna e a San Giuseppe. Ci lasciamo con queste immagini, Antonella. Questa situazione particolare che si è venuta a creare. Ci lasciamo con queste immagini tristi, speriamo triste. Insomma che... Che si possa tornare a raccontare quello che siamo abituati a vedere lì, in un posto che comunque è sinonimo di festa, dell'attesa della festa del Natale. Grazie Antonella Del Prino. Adesso vorrei farvi vedere quello che è accaduto in tutta Italia, perché l'Italia è divisa in tre zone a rischio, ma nel fine settimana è successo questo. Simona Giampaoli. Distanziamento, questo sconosciuto, al vento le raccomandazioni a non uscire. Eccole qua le immagini del primo weekend dopo il DPCM che ha imposto restrizioni in un'Italia divisa in tre. Questa è Roma, ieri nel centro storico, via del Corso, 1,5 chilometri di strada che collega Piazza Venezia a Piazza del Popolo, dove i negozi erano aperti. Risultato, un fiume di persone con mascherina ma con zero distanziamento in un affollamento da vigilia di Natale. Complici le alte temperature di ieri, in tanti hanno scelto di trascorrere la domenica al mare, a Ostia Fregene, sul litorale laziale, file di auto, ristoranti al completo e persone in spiaggia.
Affollati anche i mercati a Roma, a Porta Portese, a Milano, assembramenti tra le bancarelle del mercato di Viale Papiniano. Per i milanesi, uno degli storici punti di ritrovo della domenica mattina. Assembramenti a Napoli e Catania, sia in via Etnea che agli imbarchi in aeroporto. Ora andiamo a Salerno, chiuso il lungomare la zona di Santa Teresa con l'ordinanza comunale. Un fiume di persone si è riversata il corso. Da nord a sud, quindi, cambiano le location, ma non gli assembramenti. Adesso ci spostiamo in Piemonte, andiamo da Elena Petracalvina che ci racconta che cosa, come a Orbassano, vicino a Torino, lì nella cappella dell'ospedale succede questo, si creano posti letto per i malati non gravi. Da te Elena, in diretta. Eccoci Alberto, come vedi qui fino a qualche giorno fa si celebrava messa, lì c'è l'altare con il crocifisso, i santi, la Madonna, l'immagine della Madonna, e adesso tutto questo è diventato un reparto. Ci sono 32 letti qui possiamo dire da campeggio, sono stati portati alla Protezione Civile, come vedi sono sottili. A che cosa servono? Serviranno per i malati Covid meno gravi, che verranno dimessi dall'ospedale per essere poi disponibili per ritornare nelle loro case. Questa è ancora una cappella, come vedi non è neanche piccola Alberto, certo. Ed è in fase di allestimento, si sta lavorando per l'emergenza più grande che speriamo non arrivi, ma che in qualche maniera fa tremare il Piemonte. Qui ci saranno dei separei, i letti saranno divisi, si garantirà comunque la privacy a tutti quanti i pazienti. Io sono qui in compagnia, sì, e lo ringrazio, il direttore sanitario del San Luigi, ecco, di Orbassano. Allora, prima di parlare con voi, Roberto Arione. Prima, ringraziamo molto il direttore sanitario, vorrei farvi vedere come si è arrivati a allestire questi letti pronti nella cappella dell'ospedale. Questo a segnalare che la situazione in Piemonte è molto molto grave. Guardate. Che diventerà un reparto Covid per malati meno gravi. Per malati meno gravi, esattamente, a bassissima complessità, sono quei pazienti che dovrebbero essere in procinto di essere dimessi, li accoglieremo per poter comunque lasciare dei posti letto liberi per pazienti di media complessità. Questa è la piantina. 32 sono i lettini che sono stati consegnati dalla Protezione Civile. Vicino troverete 42 che sono i lettini che hanno allocato nella zona dell'area convegni. Una valida alternativa a quella che poteva essere l'accoglienza presso le tende. Stiamo preparando a quella che potrà o potrebbe diventare un'emergenza vera e propria. Esatto. L'altare era sempre lì, dove c'è il tavolo. I banchi erano tutti al posto dei lettini, li abbiamo raggruppati tutti. E lei possiamo dire che l'ha vissuto anche un po' sulla sua pelle. Proprio perché uno si è ammalato, in qualche modo cerca di essere più partecipi e più consapevole dell'emergenza che viviamo. E torniamo lì in diretta nella cappella di Orbassano con la nostra Elena Petracalvina. Vengo da te Elena, facci vedere ancora, guardate i posti letto, sì, che sono stati sistemati lì dove... Noi purtroppo non ci possiamo molto muovere perché abbiamo un problema proprio di riuscirvi a dare queste, certo, immagini, però come vedi sono lunghe file, sono i letti disposti in fila, uno accanto all'altro. Fai conto che si sta, dottor Arione, preparando questo spazio, ci saranno dei separè, dei divisori tra un paziente e l'altro. Che situazione si sta preparando qui in questo ospedale, dottor Arione? Ma direi che questo è uno scenario, nel senso che quello che deve fare l'organizzazione sanitaria è prevedere cosa si potrebbe verificare. Questa è proprio un'ottica, nel senso che fino adesso la nostra struttura è riuscita a tenere, nel senso che siamo riusciti a dare tutta l'assistenza esattamente come dovevamo all'interno dei reparti. Ovviamente si sta verificando un secondo percorso, i pazienti guariscono, dovrebbero essere riallocati a livello territoriale. A volte è possibile e a volte non è possibile, cui questo sicuramente è uno sfogo. Ma questa è un'immagine che ci può riportare indietro nel tempo, un'immagine quasi di un accampamento da guerra, cioè immagine del passato, perché anche vedere dei lettini così
devo dire la verità, l'impatto fa male, è un impatto che fa preoccupare, dottor Arione. Che cosa bisogna aspettarsi qui in Piemonte? Voi siete in prima linea. Ma capire esattamente quale sarà lo scenario futuro è difficile dirlo. Quello che noi facciamo è prevedere cosa si potrebbe eventualmente verificare, cioè un sovraccarico a tale delle strutture per cui è necessario sgomberare alcune aree dell'ospedale dove stanno i pazienti acuti in attesa di cure, quindi di certo, maggior impegno rispetto a quelle di minore impegno. Voi già siete al 50% dei... Noi siamo al 60% dei posti letto dedicati a pazienti Covid. Quindi abbiamo incrementato la struttura, abbiamo incrementato il numero dei posti letto, abbiamo dedicato parecchie aree all'interno della struttura a pazienti Covid e siamo intorno al 60% della struttura ospedaliera. Alberto, solo per darti un dato, oggi i dati danno un miglioramento qui in Piemonte, 2876 nuovi positivi, ma trema il Piemonte per le prossime settimane. La paura, dottor Arione, che la situazione possa precipitare, nel senso collassare la tenuta sanitaria. Ovviamente c'è questa preoccupazione. Dal punto di vista della struttura San Luigi, la preoccupazione è di poter garantire a tutti l'assistenza adeguata, quindi avere i posti letto liberi e disponibili. Se il territorio ci dà una mano in questo senso, come ha fatto fino adesso, logicamente non si verifica questa eventualità, altrimenti questa è una verità possibile, è un'assistenza adeguata alla situazione. E per darti l'idea, Alberto, sì, eccoci qua. Questa era una chiesa, si celebravano le messe, adesso ci si prepara ad affrontare il Covid. A te. Grazie Ilenia, grazie, in bocca al lupo lì a Orbassano. Adesso ci spostiamo in un'altra regione, zona rossa. Grazie moltissimo al dottore che è intervenuto in diretta. Zona rossa la Calabria, una regione che in questo momento è in agitazione, protesta perché, come sapete, c'è stata molta polemica sul commissario, c'è un nuovo commissario, ma le polemiche anche qui sono tante. Ricostruiamo cosa è accaduto, poi andiamo lì in diretta. Guardate. Calabria zona rossa, non per il numero dei contagi, inferiore a quello di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, ma per la fragilità del sistema sanitario, che non reggerebbe l'urto di un'impennata di casi Covid. Reparti già saturi, pochi infermieri, pochissimi posti in terapia intensiva e un indice RT, ovvero di trasmissione del virus, molto alto, 1,84. Il risultato? Oltre il 50% delle terapie intensive occupate nel prossimo futuro, fa sapere il Ministro della Salute. In questo quadro scoppia il caso dell'ormai ex commissario alla sanità della Calabria, Saverio Cotticelli. Intervistato da Walter Molino, titolo V, su Rai 3, prima dichiara di non avere idea di quanti siano i posti disponibili in terapia intensiva. Poi, in diretta, scopre che nella regione manca il piano Covid e soprattutto che avrebbe dovuto farlo lui. Chi deve farlo sto piano? Io. Il piano lo sto realizzando io e la settimana prossima è pronto. Domani mattina io sarò cacciato da qui. E così è stato. Il Premier Conte lo rimuove dall'incarico il giorno seguente e nomina commissario alla sanità Giuseppe Zuccatelli. Ma dopo poche ore dal web spunta questo video. Le maschere non servono a un c***o, lo dico in inglese stretto, ok? Sapete la cosa serve? No, adesso te lo dico io. Sai cos'è che serve? La distanza. Allora? La distanza! Perché per beccarti il virus, se io fossi positivo, tu sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca. Altrimenti non te lo becchi il virus. Il ministro della salute Roberto Speranza però difende la scelta. Video inopportuno che non cancella 30 anni di curriculum. Video vecchio e privato diffuso per danneggiarmi, interviene anche Zuccatelli. Rinnego quelle dichiarazioni. Intanto Cotticelli, anno nell'arena, dà la sua versione. Quel giorno non ero lucido, ero in stato confusionale. Sono stato drogato da qualcuno? Non lo so, sto cercando di capire con un medico cosa sia successo. Ho avuto un malore. E allora andiamo lì in diretta, vedete Catanzaro, c'è molta confusione, protesta in corso. Ivan Bacchi, vengo da te. Sì, ciao Alberto, come vedi siamo nella piazza della prefettura Catanzaro lungo Corso Mazzini, stanno confluendo su questa piazza tante anime che si sono date appuntamento oggi con un tantan tramite i social per protestare contro quelle che sono state appunto alcune delle misure. Ci sono tante anime, come vi dicevo, liberi cittadini, ma ci sono anche i commercianti. Ed era proprio la parola dei commercianti che io volevo cercare di capire per primo, il motivo perché sono qua. Ciao ragazzi. Sì, ciao, buonasera. Siamo qui per protestare perché credo che ogni popolo ha il suo limite di sopportazione. Il vostro è andato oltre il limite? Forse quello dei calabresi questa volta ha superato il limite, perché siamo bistrattati, maltrattati, c'era stato detto... è pubblicizzato dal governo
un modello Italia Covid, e questo modello Italia si è tramutato in un secondo lockdown. Ecco. Un secondo lockdown che noi non meritiamo, è ingiustificato perché i numeri sono dalla nostra parte, siamo stati chiusi solo per incompetenza, incompetenza non nostra, ma incompetenza questa volta del governo, che del sistema sanitario, ecco, della gestione del sistema sanitario. Sistema sanitario. Posso sapere? Dimmi, Alberto, dimmi. Ivan, intanto vorrei far sentire, perché tu oggi sei stato lì a Catanzaro, hai parlato con le persone. Sì. Qual è lo stato? Questa è la protesta in diretta, ma c'è uno stato d'animo, diciamo, che riguarda l'intera regione. Poi sentiamo anche la situazione lì nel principale ospedale della città. Guardate intanto le reazioni dei cittadini. Qual è il suo stato d'animo? Direi un clima di completo disorientamento. Non so. Io mi sento presa in giro, mi sento di non essere assolutamente tutelata, ci sentiamo impotenti più che altro. Non siamo tutelati per niente, la Calabria è abbandonata. Io un po' sono agitata, non sono tranquilla. Sono indignato e purtroppo mi rammarica perché vivo in questa terra. Male perché ci hanno messo in ginocchio a tutti. Tanto scoraggiati. Speriamo solo che qualcosa cambi. Ma veramente, stavolta deve cambiare veramente, perché è vergognoso. Non mi sento proprio tutelato. Amareggiato. Nella sanità purtroppo siamo indietro rispetto ad altre zone di minimo 20 anni. La sanità, evidentemente, alla luce di quello che si evince e che abbiamo potuto vedere, qui da noi non funziona per niente. La sanità lavora, i dipendenti stanno lavorando più del dovuto. Dovremmo avere, insomma, più posti letto, che non è colpa sicuramente del personale. L'ospedale si sta dando veramente da fare, stanno impazzendo tutti qua dentro perché i casi aumentano. Qua c'è gente veramente competente che lavora. Io qui mi sento protetta perché i medici fanno veramente un buon lavoro. Io ho tanta fiducia, non avevo speranze, sono arrivate lacrime. Invece qua ho visto da ieri i progressi che ha mio marito. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati poi lì, in ospedale, peraltro abbiamo incontrato questo medico che era stato nostro ospite quando nell'emergenza sanitaria in Calabria venivano curati alcuni pazienti arrivati e guariti da dove c'era l'emergenza, dalla Bergamasca. E noi abbiamo parlato con Lucio Cosco, che è il direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale civile di Catanzaro, e ha fotografato così la situazione. Sentite questo documento. Com'è la situazione delle terapie intensive in Calabria? Attualmente abbiamo 104 posti di terapia intensiva dedicati ai pazienti no Covid e 51 posti di terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid. Noi abbiamo 34 posti letto e che attualmente sono tutti occupati. Facciamo dei miracoli perché dimettiamo e ci prendiamo i pazienti che durante la notte, come in questo caso è avvenuto, sono arrivati nel nostro pronto soccorso. Cosa state facendo per migliorare qui la situazione in Calabria? Si è stabilito di aprire ulteriori 30 posti letto per i pazienti Covid, perché prevediamo un aumento dell'afflusso di questi pazienti. Vorrei dire a chi non ci crede di venire da me, li inviterei caldamente a farsi un giro. Questa è la fotografia della Calabria, ringrazio Ivan Bacchi, abbraccio la mia terra e i miei concittadini che in questo momento stanno soffrendo evidentemente. Altra regione rossa, la Lombardia, a Milano, cosa accade? Lì, anche lì l'emergenza sanitaria è stringente, allora ci sono soluzioni alternative come quella dell'esercito che ha messo appunto, diciamo così, un pronto soccorso d'emergenza. Lì per noi c'è il nostro Roberto Poletti, vengo da te Roberto, raccontaci. Esattamente Alberto, come hai detto tu, con la collaborazione dell'esercito, questo terreno della TM del Comune di Milano, la REU, l'azienda regionale emergenza e urgenza, qui rappresentata dal dottor Claudio Mare, che cosa succede? Ti do un dato che parla da solo. 2000 chiamate all'incirca al 118 nella sola Milano in un giorno, il 40% sono persone con sintomi Covid. C'è un'esigenza, un'emergenza, quella di liberare i pronto soccorso. Allora nasce, dottore, questo checkpoint dove succede che cosa? Succede che qui selezioniamo quelle chiamate che provengono da casa, dal territorio, come chiamate di soggetti che lamentano sintomi respiratori piuttosto che infettivi. E quindi dirigete qui le ambulanze, le faccio vedere, sto semplificando dottore per
Questione di tempo, Alberto, queste sono le ambulanze sì. con le persone che all'interno hanno i sintomi. Sì. E che cosa succede nei 25 minuti in cui il paziente rimane sempre dentro l'ambulanza? Vengono visitate da un nostro medico e da un nostro infermiere, viene fatto un tampone antigenico, che è il tampone veloce, che ha un tempo di, 25 di circa 25 minuti, e poi possono seguire tre percorsi. Se sono dei soggetti che possono andare in un ospedale, che hanno interesse ad andare in ospedale fuori dalla provincia, li accompagniamo in un certo. ospedale della regione Lombardia. Se invece sono dei soggetti che vengono valutati come potenzialmente riconducibili a casa, noi li portiamo a casa, oppure se sono più gravi del previsto li ricoveriamo in un ospedale ecco, di Milano. Il sistema delle ambulanze di Milano è stato potenziato con altre ambulanze provenienti da altre zone della regione. Questi ragazzi che sono soccorritori, autisti, infermieri, che vedi qui Alberto, sono qui ad aspettare i pazienti che verranno ricoverati. Loro vengono dalle varie province della Lombardia, con i loro mezzi andranno in ospedale a portare Chiaro. Appunto i malati. I malati, quindi sono in attesa di certo. Ecco, naturalmente qui non vedi la coda delle ambulanze perché è tutto pianificato dalla centrale operativa Chiaro. Di Areu, che le manda qui. Piano piano qui, e questa è la situazione, insomma. Grazie Roberto Poletti. Questa sì. è Milano. Ti volevo dire sì. che al San Gerardo di Monza la situazione è esplosiva perché i pazienti vengono adagiati nei corridoi, quindi nella vicina Monza la situazione è ben peggiore di Milano. Grazie Roberto Poletti per questo racconto. Adesso restiamo lì vicino. Andiamo in provincia di Bergamo perché a Treviglio un signore è stato multato perché, pensate, era seduto su una panchina a leggere il giornale. Luca Forlani in diretta, vengo da te, eccoci qua. È proprio così Alberto, qui con me c'è il signore Pino Colla, 81 anni, direttore della fotografia, in pensione venerdì mattina, primo giorno di zona rossa qui in Lombardia, esce con la mascherina per prendere il giornale, per andare in farmacia. Nel tragitto e aspettando la compagna, si ferma su questa panchina. E cosa succede? Si presenta un vigile e mi chiede se ho l'autocertificazione, io dico, guardi, stupidamente non ci ho pensato. Non pensavo di poterla portare, però se vuole posso andare. Insomma, se gliela dà l'agente, ha chiesto all'agente l'autocertificazione. Sì, io ho detto, io non ce l'ho, però se voi l'avete, io sono ben lieto di compilarla e di... Allora, certo. Facciamo così, e Luca. Loro hanno contestato, ok, sì. Luca, vorrei intanto però far vedere, prima di sapere come è andata a finire, dove siamo. Torniamo lì in quella piazza, la ricostruzione, guardate. Venerdì 6 novembre, sono circa le 10:30 quando il signor Pino Colla esce di casa indossando la mascherina. Cammina per 200 metri, arriva a questa edicola e acquista il giornale. Cammina per circa 300 metri e si siede su questa panchina in attesa della compagna per poter andare in farmacia. Un agente della polizia locale lo vede mentre legge il giornale sulla panchina e lo multa. Una multa salatissima, 400 euro. Mi sembra eccessivo, anzi un po' vergognoso, perché comunque sempre una persona anziana, poi il primo giorno di lockdown, cioè magari non era del tutto informato. Avvertirlo, chiedere se la prossima volta che lo vedevano fare una cosa del genere, l'avrebbero multato. Ora se arriva un vigile potrebbe multarvi. No, tu senza multarvi. Anch'io ho l'abitudine di sedermi a quelle puntine. Poi la cifra applicata mi sembra veramente esagerato. La farmacia in cui doveva recarsi il signor Pino è a circa 200 metri dalla panchina in cui è stato sorpreso e multato dagli agenti. Se non è possibile leggere in panchina, non poteva leggere. L'hanno fatto bene che hanno multato. C'è sempre la paura, perché se prendi 300-400 euro di multa... Si vede gente fuori dai bar a bere pseudo caffè da asporto in assembramento senza che dica niente nessuno. Lei sta fumando una sigaretta su una panchina, ma lo sa che potrebbe essere multato? L'esagerazione proprio, perché là è una persona anziana che sta leggendo il giornale e tu lo multi.
E allora torniamo in diretta lì a Treviglio per sapere dal signor Pino com'è finita, perché poi mi pare che si vada verso una soluzione, diciamo, di mediazione. È vero o no, Luca Forlani? Allora, innanzitutto Alberto, io ho qui la multa che certifica appunto l'ammenda di 400 euro. Lei farà ricorso oppure medierà? Certamente che faccio ricorso, anzi, questa mattina mi sono presentato dal giudice di pace. Stiamo a vedere, ho mandato anche una lettera al sindaco e vediamo, sono in attesa di una risposta. E, allora, e su quali basi pensa che speriamo che vada tutto bene. Luca, vi devo salutare, un in bocca al lupo al signor Pino, speriamo che insomma possa far valere